Buongiorno Stefano Petrucci. Buongiorno Dario. Ciao Stefano. Ciao Uso. Ciao Stefano, buon lunedì. Mondiale con i quarti di finale, l'avevamo lasciato nel commento, con il commento di sabato, poi sono scese in campo le altre quattro squadre che hanno dato vita ai quarti di finale, anche qui molto incerta, equilibrata la partita dell'Argentina, quella dell'Olanda sappiamo bene come è finita, è inutile tornarci anche così a freddo perché ormai siamo più vicini alle semifinali, semifinali che promettono spettacolo. Poi domani chiaramente entriamo nel dettaglio perché oggi vogliamo parlare tanto di mercato, di movimenti insieme a te Stefano. Sì, ma io infatti il mondiale lo bypasserei con tutte anche queste noiose disquisizioni sulla sportività o meno degli olandesi, la scelta di Krul, insomma. Nel calcio poi dico sempre che la memoria è corta e quello che contano sono i risultati. Gli annuari diranno che l'Olanda ha vinto ai rigori e tutto sommato che ci sia Olanda nelle quattro, quello trovo complessivamente più giusto, anche se... Stamattina dobbiamo leggere insomma che Blatter, in vista delle elezioni, addirittura auspica l'aumento della presenza di squadre asiatiche e africane, che come avete visto insomma ha dato un tale spettacolo. Le peggiori in assoluto. Sì, è proprio bene allargarlo a questo tipo di etnia il calcio, quando invece andrebbe ancora più, andrebbe scremato, ma insomma c'è tempo di elezioni, il voto della Thailandia vale quanto quello della Germania, allora bisogna di un po' di fregnacce sotto lezioni come le tante che questo signore arricchitosi col pallone continua a sparare allegramente da anni. Adesso piuttosto sono molto intrigato perché mi ricordo una vecchia vicenda di cui sono stato testimone quando ci furono, ve lo ricorderete, erano gli europei inglesi, no? Quando alla vigilia la Germania finalista si ritrovò praticamente senza attaccanti per una serie di infortuni e chiese alla FIFA di poterne chiamare uno da fuori, e fu anche divertente perché i due contattati furono Riedle e Föller, che erano stati rispettivamente centravanti della Lazio e della Roma. E Föller tra l'altro aveva praticamente smesso di giocare, aveva dato l'addio al calcio e lo beccarono, non so se alle Maldive o in quale altra località esotica, ma insomma siccome l'affare era complicato ci rinunciarono, ma la FIFA sarebbe stata disposta a concedere, no, questo straordinario recupero, secondo me in maniera del tutto scandalosa. Poi tra l'altro giocò Birov alla finale, sì. E fu decisivo, ma adesso è divertente il fatto che dobbiamo vedere che il Brasile chiede l'annullamento del cartellino giallo di Thiago Silva, perché chiaramente vuole anche sfruttare probabilmente l'onda dello shock per l'infortunio di Neymar, ma insomma con Blatter presente ci può succedere di tutto, insomma, anche che assistiamo a quest'altra, perché il mondiale è molto bello, ma insomma dal punto di vista dei comportamenti arbitrali e di altri aspetti organizzativi siamo insomma alla robaccia molto spesso. Non c'è ombra di dubbio, tra l'altro sì, non so proprio cosa ci fosse di antisportivo nella decisione di Van Gaal, che in quel momento ha operato una sostituzione, semmai lì a sentirsi defraudato poteva essere Sillesen, nel portiere che è uscito, certo. Infatti ne ha presa benissimo, in quel momento può fare una sostituzione? Sì, può farla, può mettere in portiere decisivo, si è rivelato poi decisivo ai rigori come Tim Krul? Sì, lo ha fatto, semmai di antisportivo c'è quel comportamento veramente... pietoso proprio di chi è entrato, visto Krul è andato a disturbare chi, sì, quello magari con arbitro, una cosa insopportabile proprio, qualcosina ce la ricordiamo pure una trentina d'anni fa purtroppo, con enorme fastidio. Ma mi dirai, lì hai visto Tacconi che ha detto, Stefano, hai letto, dice doveva farlo anche Vicini nel 90, perché Zenga nel rigore non ha mai visto uno, no, con l'Argentina, diciamo. Sì. Sembrare se col seno di voi. Dopo 25 anni. Che fai, ma sul Messaggero c'è un pezzo su quello che è Rulino di Krul ai rigori. Nemmeno sto grandissimo fenomeno assoluto. 2 su 24, una cosa del genere. Sì, allora, anche di più. Io ho letto più di 30, ma parla di solo 2. No, ma lì evidentemente è una questione di... L'ha proprio scelto come provocatore perché sa evidentemente che è uno... che ha questa capacità anche, diciamo, magnetica di influenzare l'avversario, perché in effetti uno che para 2 rigori non è che può essere considerato uno specialista, no? Cioè, ce ne sono altri anche in questo mondiale che sono molto più, pensa arriva a Andanovic che ha un record personale così importante, ma Giulio Cesar per esempio credo che sia uno che ne ha parati una marea in carriera. Sì. Vabbè, comunque insomma, siccome c'è ragione chi vince,
poi chi se ne frega. Se gli arbitri del resto applicassero il regolamento diversamente, quella cosa finisce alla prima, al primo show, no? Che l'arbitro gli dice che questa cosa non si può fare e finisce lì. Invece il teatrino è continuato, insomma. Lo ha consentito, è vero. Stefano, andiamo al calciomercato, partendo dalla Roma, perché qui i nomi sono tanti. Si parlava di qualche correttivo, di qualche aggiustamento, alla Roma manca poco. Questa sarà l'ennesima estate, io non dico di rivoluzione, ma ieri è arrivato e approdato a Roma Ushan. Avevamo visto Keita, invece è arrivato a parametro zero. Ci prepariamo ad Ashley Cole, magari ad Emanuelson, mentre si parla di ragazzi come Yedlin, di gente un po' più affermata, sicuramente come Carrasco, aspettando Arario, un altro giovane di prospettiva, aspettando di definire la vicenda Benatia, senza contare di quelli che ti porti dietro poi dall'anno scorso, hai mandato in prestito, dico Paredes, sì. Su tutti bisognerà fare delle scelte anche magari dolorose, penso a Dodò, e dolorose non per Garcia, forse un po' di più per Sabatini. E che momento è questo per il mercato della Roma? E cosa dobbiamo aspettarci ancora adesso? Ma io l'ho detto dall'inizio, no? Ricorderete che guai a pensare che il fatto di aver inquadrato bene i ruoli, no? Le possibili posizioni in campo da cercare di migliorare portasse poi a una, guai a pensare che appunto questa individuazione così precisa, direi quasi chirurgica, portasse a un mercato semplice, perché con Sabatini mai nulla c'è di semplice. E il genio si spesso si intreccia con la follia di chi vuole a tutti i costi sorprendere anche gli antagonisti, che sono anche, in questo bisogna dirlo, insomma, ormai Sabatini vive marcato, ecco, la segretezza che lui utilizza in tutte le operazioni non è motivata solo dal fatto dal voler nascondere notizie ai giornalisti, ma perché oggettivamente c'è chi fa il mercato su Sabatini ormai, insomma, non è casuale che comunque sulla pista dove lui si muova immediatamente arriva un altro club, al di là della volontà per esempio della Juventus, che ha sempre fatto questo giochino dai tempi di Boniperti. Ma come manovra di disturbo per seguire proprio gli stessi obiettivi? Ma per tutti e due, intanto perché impediscono, l'hanno sempre fatto questo giochetto, insomma, io ricordo quelle operazioni che furono negate alla Roma in direzione Cagliari, il Cagliari di Riva, no? Tutti quanti ne volevano un pezzetto, insomma, la Roma aveva trattato Nenè, aveva trattato Domenghini, aveva trattato Cera, aveva trattato una serie di giocatori, e lì fu fatto un'operazione incrociata proprio per impedire alla Roma di acquisire giocatori. I giocatori venivano dati al Cagliari a prezzi scontati, a patto appunto che non trattasse cessioni verso la Roma, insomma erano le strategie di Boniperti, era una roba antichissima, e loro hanno continuato a farla tranquillamente perché sanno che questo è un elemento che spesso sfugge, no, alla nostra tifoseria, quando si pensa che se uno si rinforza poi automaticamente lotta per vincere lo scudetto, bisogna vedere sempre quello che fanno gli altri, ecco. In realtà è fondamentale, a volte più che un acquisto tuo è importante che non vada a buon fine una trattativa che può concretamente rinforzare l'avversario. E quindi Sabatini si muove con grande segretezza, ma anche con grande voglia di cambiare, di innovare, di potenziare, di sperimentare, ecco, questo è una cosa anche divertente per certi versi, a volte può essere anche un po' rischiosa, e quindi io escludevo che alla fine, come c'era stato detto, perché insomma le scemenze ce ne dico tante, basti ricordare quando hanno detto a gennaio che non avrebbero fatto movimenti, insomma fu fatta una mini rivoluzione, anche in questo caso le operazioni non riguarderanno soltanto i ruoli storicamente da coprire, no? I famosi esterni, bassi, alti. In realtà si cercherà di, anche perché cammin facendo le strategie sono cambiate, insomma la Roma l'aveva già impostata a primavera, poi c'è stato l'infortunio di Strootman che comunque ha comportato delle operazioni a centrocampo, e poi è esplosa la grana di Benatia, e quella comporterà delle, anche lì credo che lì ci sia forse per la prima volta un dissenso, ma insomma una diversità di vedute tra l'allenatore, che si sentirebbe probabilmente coperto con Basà, che è un giocatore sicuramente interessante, ma insomma io capisco l'atteggiamento di Sabatini, che a fronte del fatto di sostituire uno come Benatia con un signore di 32 anni, extracomunitario, e che ha giocato soltanto nell'Lille a livelli importanti, io capisco la sua perplessità, perché lì l'etichetta della società che vuole, no, monetizzare, fa cassa fregandosene poi di investire, un pochino lui ce l'ha dentro, secondo me, anche per un fatto d'immagine, di non si sente copertissimo
con una cosa, con una soluzione del genere. Poi il fatto dello status di Bassai è chiaro che gli crea 2000 altri problemi, no? Perché vorrebbe giostrare diversamente. Comunque ci dobbiamo aspettare a una, non dico un'altra evoluzione, ma quasi. Intanto si profila una cosa straordinaria, che la Roma dei giovani e della prospettiva, perché poi lo è per 2000 motivi, sarà, se dovesse andare in porto anche l'operazione Colla, avrebbe la difesa, una delle difese più vecchie d'Europa, insomma, se consideriamo il portiere, uh-huh, e i due esterni, e eventualmente arrivasse uno, ecco, come Basà, difensore centrale, insomma, la Roma avrebbe una banda di ultra trentenni con un 26enne Castan, che quasi sarebbe, insomma, si sentirebbe da gelatino e palloncino allo zoo, insomma, che lì in mezzo farebbe la figura dell'adolescente, perché insomma gli anni sono, ma vediamo, perché poi anche lì quella potrebbe essere, no, a parte che non credo che poi alla fine il difensore centrale, se Benatia dovesse andare via, sarà poi questo atleta montenegrino di cui è così innamorato Garcia, ma poi comunque insomma in ogni caso quello sarebbe il nocciolo, il nocciolo duro di titolari, con dietro ovviamente alternative molto più giovani. Ricordo quando si parlava di Patrice Evra per la Roma, Stefano, facevi riferimento alla carta d'identità dicendo non sempre ti escono fuori operazione alla Maicon. Intanto a me l'operazione Col sulla carta non mi piace, anche perché Evra viene da un mondiale molto importante, l'abbiamo visto, è un giocatore sicuramente sul quale potrebbe punterei in affiche per un paio di stagioni, e purtroppo vedo che lo sta cercando di fare la Juventus, secondo me non è casuale. E Col viene da altre vicende, insomma, è anche antipatico, ieri ne parlavo con una collega, è anche antipatico che se vai su Google la prima cosa che esce in una ricerca su Col sono i festini, ecco, non certo, no, le giocate, e sì, è un giocatore che di giocate ne ha fatte di straordinarie in carriera, lo parla fino a qualche anno fa era quasi il top della gamma, no, però la sensazione c'è, Stefano, che questa bulimia di mercato con Walter Sabatini, noi potremmo commentarla sempre, almeno finché il direttore sportivo della Roma sarà qui, perché anche quando manca poco, sembra che servano pochi correttivi alla squadra, lui potrebbe inventare una squadra B, the under 20, the under 16, the under 4 fra un po', e comunque sia, cioè, prima c'era una battuta, un ragazzo ci aveva scritto su Twitter dicendo: se fanno sciopero i controllori di volo, l'anno prossimo andiamo in B, perché cioè, poi si concentrano tutti gli arrivi in pochi giorni. Dice: stanno allestendo comunque una squadra piena di cambiamenti. Il rischio qual è? Quello che manchi la via di mezzo, dicevamo il primo anno, Stefano, cioè che arrivino o ultra trentenni o giocatori. Sì, ma questo a partire proprio al carattere di Sabatini, e forse anche di Garcia, che conosco meno dal punto di vista proprio degli umori, no, e della mentalità, ecco. Sabatini c'è sempre questo rischio, che non c'è solo via di mezzo, nel bene e nel male. Cioè, a lui 27enni, 28enni piacciono meno. Relativamente. E tra l'altro sta costruendo una squadra che mi intriga molto il pensare che potrebbe esserci, perché è una delle, penso che sia, anche se come costituzione non credo che si possa fare, dovrebbe passare un altro anno, un'altra stagione, sembra proprio ideale per il progetto delle squadre B, no? Quella che io credo che passi, chiunque sia il nuovo presidente federale, sarà uno degli elementi qualificanti del programma elettorale di chiunque si presenti, sarà proprio questa realizzazione, è un progetto di Sacchi, che può essere trasversale, piacerebbe sicuramente alla vecchia guardia incarnata da Vecchio e anche da eventuale Nouvelle Vague, purtroppo cretemo incarnata da Albertini o da chi sarà, insomma, ecco, come rivale della vecchia dirigenza. Però penso che per tutti, e questo possa essere un progetto, anche perché di idee ce ne sono poche in circolazione, abbiamo visto insomma come un'altra volta i problemi del calcio, pensavamo di risolverli dopo la figuraccia in Sudafrica con la riduzione degli extracomunitari, l'eliminazione degli extracomunitari, stavolta possiamo aspettarci forse qualcosa un po' di meglio, perché l'idea delle squadre B secondo me è un'idea che funziona, perlomeno in Spagna ha funzionato, e avere tanti giocatori tesserati giovani significa poterla allestire con grande semplicità e soprattutto e crearsi quindi finalmente un serbatoio. Sarebbe anche, oddio, i follia dei nostri dirigenti non sai mai, ma potrebbe anche essere un modo per calmierare in qualche modo il mercato. Certo, rischi di gonfiare non poco le spese del club dal punto di vista degli ingaggi, perché dovresti avere due rose,
praticamente sotto lo stesso padrone, però trattandosi di gente giovane forse te la puoi cavare, e comunque poi in sede di mercato puoi puntare molto sul pescare nella, sì, tua, buono, nella tua squadra di buono serie. Per i club di A falseresti il campionato di Serie B, perché immagino le pastette tra squadre magari che possono salire in A contro squadre dalle quali magari andare ad attingere per il mercato dell'anno dopo. Vabbè, poi se ne parlerà a tempo debito. Sarà sempre interessante poi capire chi sarà chiamato a prendere eventuali nuove decisioni sul futuro del nostro calcio. È un tema ricorrente e scottante, torneremo a parlarne anche in settimana, credo. 8:45, Stefano, noi ci diamo appuntamento a domani per quello che riguarda il nostro spazio, a più tardi dalle 14 con te in radio. Sicuramente. Buona giornata. Ciao, un abbraccio, grazie. Ciao, a voi.